Erano in tanti sabato al palazzetto del ghiaccio di Chiavenna per i funerali di Giacomo Gallegioni, 28enne morto dopo essere precipitato in un dirupo per oltre 150 metri durante un'escursione lungo i sentieri del Pizzo Spadolazzo a Madesimo. Appassionato di sport, di pesca, di escursioni in montagna, Giacomo aveva vissuto 2 anni in Nuova Zelanda, dove aveva anche imparato il mestiere del casaro. Tutta la comunità di Chiavenna, a iniziare dal sindaco Luca Dalla Bitta, si è stretta attorno alla famiglia per ricordare Giacomo, i suoi valori cristiani, la fede, le amicizie, il suo testamento spirituale fatto di amore e comprensione per il prossimo. Sì, Giacomo, ora capiamo cosa volevi dire quando ci dicevi che l'unica cosa che conta è salvare l'anima. E ora questa vita, ora, l'hai riconsegnata al Signore della vita. Ti salutiamo con la richiesta che Padre Luigi ti ha fatto. In quel luogo di pace e gioia infinita dove ora vivi, prepara un posto anche per noi. Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, calmati. Dio ti guarda. Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza più ritornare, calmati. Dio rimane.